Cari amiche, cari amici, amanti della vera arte, benvenute e benvenuti a un'altra puntata di Artisti Contemporanei, la meravigliosa trasmissione organizzata e coordinata dal mitico Paolo Vassallo, che ci porta vicino ai più grandi maestri dell'arte contemporanea. Ma come sempre vi salutiamo Loredana Sileo, la co-conduttrice. Grazie Michele Franco. E poi abbiamo Milena Podda, la bellissima ragazza vicino alle opere del maestro di oggi. E poi abbiamo il fulcro di questa trasmissione. Abbiamo il piacere, cari amiche e cari amici, di passare questa mezz'oretta in compagnia di un grande protagonista dell'arte contemporanea, il maestro Giorgio Chiesi. Benvenuto, maestro. Buonasera. Allora, siamo qui in questo bellissimo salotto con un pubblico che ormai è diventato un po' un amico di famiglia, al quale passiamo insieme questi pochi quarti d'ora. Abbiamo questa trasmissione nella quale faremo un piccolo viaggio nella sua grande arte, che parte dagli anni 60, Sì. vero? Lei è un autodidatta della Io sono pittura. un autodidatta, sì, negli anni 60 ho iniziato, ho abbandonato tutte le mie attività precedenti, a parte che ero già abbastanza giovane, ero ancora abbastanza giovane e mi sono dedicato completamente all'arte, completamente alla pittura, invogliato da amici che ho conosciuto, che dicevano appunto bravo, 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 cioè io non ci credevo nemmeno. Ho dovuto per forza crederci e ho proseguito questa strada. E ho avuto i Vicentini, miei piccoli successi, insomma. sì, beh, piccoli successi durati decenni e tuttora sulla cresta dell'onda. Adesso ormai sono quasi stanco, insomma. Sì, però andremo a vedere le opere sue ultime che hanno tutt'altro che stanchezza, anzi stiamo andando verso dei territori di rarefazione e di purezza artistica veramente meravigliosi, ma rimaniamo un po' negli anni 60. Lei aveva qualcosa da dire, ha cominciato in qualche modo a dirlo. Ma negli anni 60 io ho avuto la fortuna di incontrare, allora abitavo a Milano, ho avuto la fortuna di incontrare Gianfranco Ferroni, poi ho incontrato Cappelli, poi ero diventato amico anche un po' di Vespignani, cioè tutta quella Sughi, pittura che allora a me interessava. la scuola Cesenatico. Era l'iperrealismo, diciamo così, il realismo sociale che si faceva allora. E tramite loro appunto facevo i quadri, loro venivano a vederli, li portavo io, E sono stati loro a invogliarmi a questa cosa qua. Difatti, a un certo punto della sua vita lei si è dedicato totalmente Totalmente a quello, all'arte sì, certo. e da allora. Solamente che poi col passare del tempo volevo cambiare perché per me era una pittura, cioè io sono un gestuale, era una pittura un po' troppo, mi costringeva a fare un quadro, ci mettevo un paio di mesi, 3 mesi, non è il mio carattere, a me le cose piacciono subito, vederle già finite in un attimo. Sì, era difficile magari Però sopravvivere mi è poi servito anche. anche come scuola di pittura, perché ero costretto a dipingere, disegnare, fare, imparare veramente cos'è la pittura vera. Ecco, e questo realismo sociale ci porta però subito dentro la grande tematica che lei affronta sempre, cioè mente, cuore, mani immerse dentro la realtà del quotidiano e la sofferenza dell'essere umano. Sì, ho visto vari cataloghi con varie opere del maestro che appunto sono molto diversificate, no? Per cui anche dal figurativo all'astratto, un po' cupo, un po' triste, socialmente intendo l'uomo nell'aggressività, nel sociale in cui è. E poi ci sono anche delle nature morte, poi ha fatto anche un po' di pop art, insomma ha fatto comunque Sì, un bel. perché sono andato sempre alla ricerca di qualcosa, cioè io mi stanco facilmente, quindi non faccio come molti hanno fatto, che quando riescono a trovare un quadro che piace, interessa, continuano per tutta la vita e fanno quel quadro. Invece io sono sempre alla ricerca di qualcosa. La mia pittura è sempre una pittura sociale, riguarda il mondo in cui viviamo, in cui sono vissuto. Però sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. E questo mi porta ad andare avanti, spero andare avanti e non indietro, Sì. mi E porta a trovare sempre nuove strade, nuove situazioni. difatti, riferendoci proprio al periodo degli anni 70, diciamo che lei studia anche il pittore maledetto, no? Francis Beh, Bacon, Giacometti, no? E certo. forse è in quel periodo che nascono le sue prime figure che urlano, Certo. no? E andremo a vederle assieme ai nostri telespettatori. Lei precede un po' i tempi, perché in quegli anni 70, va bene, sono gli anni delle Brigate Rosse, l'Italia vive periodi tremendi, però lei lancia già dei messaggi molto, molto avanti nel tempo.
Ma io vedevo, secondo me, già allora, le faccio un esempio, già negli anni 60, io ho fatto un quadro che non ce l'ho più purtroppo, che era un quadro di un parco a Milano, il Parco Solari di Milano, e c'era una donna che camminava con questo parco. Allora era un realismo vero, no? E dentro, attaccato a questa pianta, già io ci avevo messo un divieto di transito. Cioè, non ha senso. Però vuol dire che, io vedo che man mano che si va avanti, ti costringono a fare delle cose che tu non vorresti fare. Oggi, dopo 50-60 anni, non so, non è passato, chi è che sarebbe quella donna che si avventurerebbe una sera in un parco a Milano? Una follia. Una domanda. Cioè, già io vedevo avanti, immaginavo avanti che qualcosa che doveva succedere. Infatti è successo, perché oggi anche qualsiasi persona, ma non solo una donna, anche un uomo, cosa, se non va in giro più che armato, va a finire che non torni più a casa. E questo è un altro dei grandi messaggi, perché lei di fondo ha sempre lanciato delle grida d'allarme attraverso la sua opera, no? Certo. Quello che poi è il discorso dei sensi unici, piuttosto che, ci torniamo sopra perché è molto interessante, dei divieti. È un allarme sociale che riguarda sia l'essere umano all'interno della società, ma sia anche l'essere umano aggredito dalla società, no? Sì. Che sono i due livelli di violenza, la violenza singola e la violenza collettiva, intesa anche dei poteri forti, piuttosto che. Ecco, ma dopo questo periodo degli anni 70, in cui lei appunto si avvicina a queste figure molto drammatiche. Sì, negli anni 70 è il momento in cui io avevo guardato molto bene Bacon, Giacometti, e infatti ci sono queste figure che urlano, che vanno, sono sempre figure anche solitarie, e anche il colore stesso allora, perché era un colore grigio, cioè il grigio è un po' il senso della tristezza, no? Anche dell'ironia. Sì, ma più che proprio la tristezza, perché adesso i colori sono più vivaci. Il grigio colore anche come la morte cerebrale, certo, la morte dell'individuo, la fine è di qualcosa. Sì, sì. Poi dopo sono andato negli anni 80 e lì ho cominciato a cambiare totalmente, però sempre passando degli anni io riprendo sempre le stesse figure, le stesse scene, le stesse cose, che vengono modificate nel modo di fare, nel modo di essere. Però il succo è sempre quello, insomma. E allora la domanda che sorge spontanea è questa. Lei è una persona che ha proseguito nei decenni a fare un messaggio molto onesto, in cui crede fermamente. Cioè, la pittura può ancora aiutare, può ancora avvisare che ci sono dei pericoli. Oggi come oggi, ci sono artisti che hanno voglia di spendere tante energie per lanciare delle grida d'allarme, come lei ha fatto e sta facendo? Ma non so se con la pittura si riesce a lanciare questi messaggi. Cioè, questi messaggi le recepisce solo chi è in onda con me. C'è niente da fare. Perché, per esempio, io quando faccio una figura che sembra che grida così, c'è quello che non interessa e non capisce quello che vorrei dire. Quindi io dipingo quello che mi esce spontaneamente in quel momento. Cioè, non è che penso adesso faccio questo tipo di quadro o quel quadro. Io mi metto davanti alla tela bianca e comincio col colore a fare. Poi quello che esce dal mio interno, dal mio io, che poi se viene recepito da una persona che guarda il quadro, vuol dire che siamo in sintonia, abbiamo un po' le stesse idee. Comunicate in qualcosa, no? Fatto di energia. Ecco, altrimenti, niente, lui sarà bianco, io sarò nero, viceversa. Ognuno va per la sua strada. E Loredana è entrata subito in sintonia con le sue opere, perché già quello che ha detto prima ci ha fatto capire che queste opere trasmettono delle emozioni molto intense. Sì, è molto variegata la cosa. Poi, ripeto, ho visto delle cose sul catalogo che non ci sono qui in studio in questo momento. E questo, appunto, lei mi diceva prima, maestro, che è un'opera attuale, per cui ha cambiato questa che abbiamo proprio davanti a lei. Se ce ne vuol parlare, perché appunto si diversifica dal grigio, insomma, queste cose anche un po' meccaniche. E qui invece andiamo proprio sul completo della luce stilizzato. Ci parli lei di questa opera? Però se prendiamo, per esempio, questa qua, o anche questa sotto, e notiamo quella
là, alle nostre questo spalle, gallo e cosa, dove ci sono le cose, trova le stesse cose. Cambia quello che dicevo prima, cambia il sistema di farlo, cambia il colore, cambia. Però vede, là, questo qui è stato fatto 30 anni fa, c'era già allora questo filo spinato, c'era già questo divieto d'accesso. Cioè, è una cosa che trovi anche in queste cose qua, fatte in un'altra maniera. Fatto, l'evoluzione. Cioè, l'evoluzione è che io vado sempre alla ricerca di fare qualcosa di nuovo. Allora, mentre gli spettatori stanno guardando questa scena corale, noi possiamo dire che questa opera qui, che quelli degli anni 80. Dito, è degli anni 80. Questo figurativo. Quella dietro di noi è del 2000. È del 2000. Queste che ci sono alla sinistra di Loredana. Quella bassa, quella sopra che... quella sopra col fondo nero, anche lei è del 2000, quella sotto per esempio è degli anni 90. Esatto. Però vede che anche lì le due facce, però, cioè cambia il sistema, cambia la ma sì. La tematica è sempre quella. Insomma, è sempre quella, sempre però quella. Lei... Questi qui sono questi uomini metropolitani, isolati, perché ormai il mondo è isolato, non c'è più comunicazione, non esiste più una comunicazione tra di noi, specialmente oggi, con questi sistemi di telefonini, mica telefonini. Sì. Nessuno più parla, nessuno più... Sì. Da un lato c'è una carenza di comunicazione e dall'altro questi mezzi permettono un controllo totale. Totale, e certo. Qui arriviamo poi ai suoi cartelli, dei divieti di sosta, dei sensi unici, degli obblighi. Però quello che adesso i nostri telespettatori stanno vedendo è che la sua denuncia si è protratta negli anni, ma che appunto, grazie a queste opere che sono degli anni 80, degli anni 90, degli anni 2000... E quelle alla sua 2010, destra, recente, io vado 10 anni come catalogazione, vado 10 anni, esatto, 10 anni. 10 anni, 10 anni. Questi qui, io faccio per esempio 2000, c'è tutto, certo c'è il 2001, 2002, esatto. 2003, adesso 2000, siamo nel 2015, quindi parte dal 2010 e vado avanti. Queste qui però sono proprio le ultime. Le diciamo ultime, così. E qui arriviamo di fatti in questi territori meravigliosi dove il maestro ha, come in ogni percorso di grande maestro, ha sfrondato per arrivare al cuore, all'essenza del messaggio che lui vuol trasferire, no? Sì, sulla terra. Tiri via tutto, esatto. Cioè è finito il momento della pittura in che un quadro doveva avere un certo bilanciamento, il colore, cioè si doveva riempire di colore un quadro. È come quelli che, non so, adesso dipingono, io li vedo ogni tanto quando vado in giro, che guardano lì col pennello, sono cose che ormai fanno ridere. Il quadro deve essere una cosa istintiva, non devi riempire la tela per riempirla. Certo. Una tela può essere anche bianca completamente, però siccome il bianco, il rosso, il giallo sono già stati fatti, ognuno di noi deve cercare qualcosina in più che ti possa identificare all'infuori dagli altri. Esatto. Perché altrimenti è inutile fare... Invece molti pittori di oggi partono dalla tela bianca perché hanno visto che hanno successo. Non è facile sulla però, tela bianca. Però siccome che è già stata fatta 30-40 anni fa, certo, è inutile che lo fai anche tu, insomma, esatto, secondo me. Lei invece in cosa si identifica? Cioè, ma si contraddistingue tra l'altro... Io penso, io cerco solo, io non mi identifico in nessuno. Io guardo tutti, perché bisogna guardare tutti, e poi cerco di fare una cosa mia. Perché guardando e conoscendo tutti riesci a capire se è già stato fatto una certa cosa. Certo. Ma se tu non conosci la storia, puoi anche ripetere delle cose ma sì, che sono già state fatte. Sì. Magari... Volutamente o non volutamente. Questo non è... esatto. Quello che lo fa non volutamente è già una persona sincera. Perché... Certo. Però ha il guaio che non ha letto, non ha visto, non ha guardato. Esatto. E quello questo, che invece lo fa volutamente è anche falso, perché fa, ecco, cose che sono già state fatte. Certo. Un po' come diceva Picasso, no? Tutti sanno dipingere, ma conoscendo la storia della pittura posso, certo, fare qualcosa che gli altri non hanno ancora fatto. Contraddistinguersi. Per esempio Picasso diceva che il miglior artista è il bambino. È il bambino. Perché? Il motivo c'è, perché il motivo. Perché il bambino non conosce niente e fa distinto. Allora, siccome io, come molti altri, un minimo di scuola ha dovuto farla, perché è obbligatoria, no? Capito? Chi più, chi meno, chi va all'università, chi si ferma alle medie, chi si... E allora bisogna, se tu fai il pittore, devi conoscere almeno la storia dell'arte. Certo. Conoscerla, guardare e vedere, per poter non fare cose già fatte. E capire qual è la tua forma espressiva. E non copiare specificamente, capire qual è, perché copiare sono espressiva, capaci tutti. Oggi come oggi non c'è mica problema fare un Van Gogh o fare un...
certo. Basta copiarlo. È una riproduzione, certo. Non è l'originale. Però se io devo fare, io posso fare un paesaggio oggi, non è che non va bene, però devi fare un paesaggio tuo, che sia strettamente tuo. E allora diventa un po' più difficile. E qui parliamo dell'onestà intellettuale. Però lei, maestro, ormai è andato verso questa famosa pittura non pittura. Nel senso che, e mi ricollego a quello che lei diceva, conosciuti gli stili, superati gli stili, ecco che siamo ormai, possiamo dirlo quasi, nel fraseggio jazz con il pubblico. Cioè siamo nella pittura non pittura, in qualcosa non più definito, dove lei lascia parlare il cuore attraverso gli occhi, certo, e il polso. E come diceva lei prima, come in un fraseggio jazz, chi la vede e chi si riconosce sente, certo, questo dialogo. Chiaro. E l'arte vera. L'arte vera è quella che dà qualcosa. E poi può dare anche qualcosa a nuovi artisti, a altri artisti, perché qualsiasi cosa che tu scopri, che sia pur minimo, può dare la possibilità a un vero, magari più grande artista, che prenda da te qualcosa per creare veramente qualcosa di nuovo. E la consegna del testimone. Certo. No? Ognuno deve fare qualcosa di suo. Perfetto. Piccolo, che sia piccolo, ma sia suo. Che non sia visto o rivisto o rimenato. Bellissimo. Quando a me mi dicono, non so, anche nel 70, sì, io ho guardato Bacon, ma le mie figure con quelle di Bacon non c'entrano niente. Io quando faccio dei collage con su dei manifesti così, non sono Rotella, perché Rotella, certo, faceva una cosa in una certa maniera. Io i manifesti li uso come colore, non li uso come immagine oppure ci voglio creare sopra un'immagine. Io li usavo, per esempio c'è stato un periodo negli anni 90 così, che usavo molto i manifesti, li stracciavo così, ma li usavo per fare una forma, per fare era una partenza del quadro. Una sperimentazione. Era una sperimentazione. Sì, un tentativo. Se uno li guarda, vede veramente che sono differenti nel senso che sono miei. Sì. Certo, io non sono mica Bacon, fossi Bacon. Non... Vabbè, però intanto lei ha un percorso di tutto rispetto. Manca solo un minuto, Loredana. Proseguiamo con magari una lettura brevissima delle mostre più importanti. Bene, allora, lei ha fatto più di 80 personali e altrettante collettive. Nel 1996, Palazzo Barberini, Roma. Le personali invece sono nel 2008 Palazzo Venezia Roma, nel 2009 Museo del Presente Rende Cosenza, nel 2010 Palazzo dell'Annunziata a Matera. Poi tantissime altre, se ne vuol dire qualcun'altra lei. No, io ho fatto diverse gallerie importanti perché erano altri tempi, allora c'erano dei galleristi veri. I galleristi una volta erano dei collezionisti d'arte, intenditori d'arte, che poi si mettevano a fare anche il gallerista. Le chiedo scusa, c'è anche nel 1988 Palazzo Strozzi, Firenze. Sì. E allora, invece oggi il gallerista non è più un appassionato d'arte, è uno è appassionato d'arte perché vende, guadagna, ma però non gli interessa niente quello che può essere l'arte vera. Cioè la maggior parte sono così. Sì, c'è più l'aspetto commerciale. C'è più l'aspetto commerciale. Allora io gallerie non ne faccio più, anche perché il pubblico oggi con i mezzi che ci sono tra televisione, internet, così, praticamente alla mostra vengono là in 10 per mangiarsi le patatine. Sì. Comunque lei... Allora, dobbiamo interrompere per un breve stacco pubblicitario. Maestro, rimanete assolutamente incollati perché nella seconda parte della trasmissione andiamo a capire ancora meglio la grande opera del maestro Giorgio Chiesi. A fra pochi minuti, grazie. Benvenute e benvenuti, eccoci nuovamente in trasmissione col maestro Giorgio Chiesi. Io lascerei subito la parola però a Loredana, che voleva parlare un po' di questi meravigliosi volumi d'arte del maestro. Ma più che altro volevo dire che lei è molto apprezzato dai collezionisti e comunque ha fatto diversi volumi con tutte le sue opere. Sì, queste sono, sì, una parte delle mie opere, questi qui sono 3 volumi, il catalogo generale, infatti è appena uscito il 3° volume, dove ci sono dentro quasi 800 quadri ogni volume, pubblicati a colore, una parte, cioè quei quadri che mi hanno mandato le foto, sono riuscito a mettere assieme.
Poi c'è un giro ancora qualche quadro. Insomma. Sono sì. Belli spessi. Eh beh, sì. Cioè, allora, questo è il compendio di decenni di vita professionale. Di lavoro. Sono volumi di tutto rispetto, perché sono 800 pagine l'uno. Certo, no, no. Ce n'è una quantità abbastanza consistente, insomma. Ecco. Ce n'è in giro anche molti che, appunto, i collezionisti farebbero bene a mandarmi le foto che vengono inseriti in questi cataloghi. Perché adesso sto preparando il quarto volume. Quindi lei sta dicendo un appello. Allora, con questa trasmissione di Artisti Contemporanei, noi lanciamo a tutti i collezionisti delle opere di Giorgio Chiesi questo messaggio. Mandiamo al maestro, intanto lei ha un sito, www.giorgiochiesi.net, con i contatti, eccetera. Voi mandate le opere che avete in casa vostra, perché lui sta preparando il quarto catalogo, che è un compendio delle opere, che è previsto l'uscita nel 2016. È previsto quando è riempito. Quando riceverà tutte le opere. Insomma, devo almeno un catalogo... Deve avere inserito come questo un 800 fotografie. Un 800 immagini, certo. Opere, insomma. Che è anche una garanzia, ovviamente, per l'acquirente, per i collezionisti. Anche perché, prima di tutto, è molto importante avere un quadro messo nel catalogo generale. Anche se hanno le mie autentiche e tutto, però è importante avere, per esempio, non so, le copertine dei due volumi lì. Io me le sono recomperati i quadri, perché per me le reputo importanti, insomma. Ah, è bellissimo questo attaccamento alle sue opere. Si è recomperato recentemente queste opere? Certo, perché le ho recomperate perché sono opere che, se io le metto in copertina, vuol dire che mi piacciono particolarmente, no? E quando io trovo in giro qualcosa che mi piace veramente, le riprendo, insomma. Bellissimo questo messaggio, no? Questo attaccamento al suo lavoro. Ritorniamo con il nostro percorso che stavamo facendo, mentre la bellissima Milena Podda continua a spostarsi, no? Vicino alle opere, e il pubblico così può vedere sia le opere sia la rappresentanza femminile dell'agenzia DS Management di Torino. Allora, detto questo, noi abbiamo parlato del periodo grigio, quindi dei visi grigi, del colore grigio usato come non colore per esprimere la morte, no? Anche la morte cerebrale, piuttosto che la morte di fronte a una società opprimente. Poi arriviamo negli anni 2000 al periodo delle grandi teste, chiamato così. Sì, questo era chiamato il periodo delle grandi teste, perché facevo questi uomini, questi personaggi, che era una grande testa, che però era una testa vuota, cioè le teste che viaggiano per conto loro. Infatti, dentro in queste grandi teste, adesso qui non ce n'ho, c'erano inseriti, per esempio, non so, il telefonino, c'era inserito l'automobile, oggetti tecnologici, c'era inserito la donnina nuda, c'era inserito tutte queste cose qua, cioè quello che oggi la società ci impone, non è che la vogliamo noi, è riuscita e riesce a importi quello che vuole lei. Sì, cioè tu praticamente, è come adesso, sono tutte cose utili, non sto dicendo che non sono cose utili, però ti svuotano la tua testa. Io, per esempio, come tutti, abbiamo un satellitare, penso, no? Quasi tutti. Ecco. Oggi io non sarei arrivato qua se non avevo quello. Ma perché? Perché io a Torino sono venuto diverse volte quando ero più giovane e non avevo satellitare, avevo solo una mia cartina. Mi fermavo, guardavo la strada che dovevo fare, arrivavo in via... Invece oggi, che adesso io uso, lo uso anch'io, però mi dispiace perché quando devo prendere anche un'autostrada non vedo neanche più il cartello Bologna, cioè non ho più neanche la pronta, ma non perché penso di essere diventato uno stupido, un cretino, cioè l'occhio non vede più. Sì, ho capito, abbiamo capito cosa... Perché tu segui questo gira a destra, gira a sinistra, fai la rotonda, non fai la rotonda, il telefonino è la stessa cosa. Il telefonino cos'è successo? Che noi abbiamo smesso di parlare fra di noi. Di parlare, l'incomunicabilità è arrivata. Non comunichi più. Il padre non comunica coi figli. I ragazzi fra di loro, io vedo anche mio figlio, non so, come tutti i figli di tutti, sono sempre lì con sta cosa, e si mandano messaggi ma non parlano. E qua viene fuori il suo grido di uomo e di artista, di allarme, che è quello che ha messo. Queste grandi teste vuote, che ovviamente sono i contenitori dei messaggi pubblicitari. Teste erano... Esatto. E poi, oltre alle teste vuote, ritorniamo allora al concetto dei cartelli,
cioè a quelle direzioni obbligate che cartelli, ci obbligano a prendere. Cartelli è la stessa cosa in un certo senso, cioè ti obbligano a fare, cioè io voglio andare a destra, no, c'è la freccia che mi deve mandare a sinistra. Allora, vabbè. Poi vado a sinistra, no, non posso entrare perché cosa? È un continuo proibire. Questo controllo dell'individuo. E questo mi porta a mettere questi cartelli, questo è il motivo di questi cartelli, è il motivo del filo spinato, perché sei legato. Anche il filo spinato è un simbolo della chiusura, delle barriere che ti leggono. Ecco, ma maestro, non c'è un segnale positivo, non riusciamo a romperle queste barriere? Il segnale positivo, per me oramai è impossibile. È un fatto soggettivo. Potrebbe essere, sarebbe, cioè, sì, si potrebbe fare tornando un po' tutti indietro. Recuperando l'umanità. Che è il messaggio che lei manda da decenni. Oggi guardiamo la televisione, quando parlo di 50 anni fa, perché io ho già una mia età, no? 50 anni fa succedeva un delitto in Italia, se ne parlava per mesi sui giornali e in tutto, no? Adesso è diventata consuetudine. Adesso tutti i giorni il papà ammazza la moglie e 3 figli. È consuetudine. È una cosa, arriverà il momento che non ci faranno neanche più caso. Ah, ha ammazzato solo 3 figli. Ma se ci fosse stata la comunicazione anche a quei tempi che lei sta raccontando, sarebbe stato uguale. Certo, cresciuta la tecnologia, chiaro, la medicina, è un'evoluzione, ho capito, no? Come l'arte, è cresciuta, ma non penso. Ma che ci ha impoveriti. C'ha un bene da una parte, le sto dicendo anch'io, è chiaro che il telefonino è comodo e bello, il satellitare è comodissimo e bello. Però, cioè, ci ha dato qualcosa, ma ci ha tolto molto altro. Ma lì sta le persone, comunque, avere la concretezza, comunque la misura delle cose, a parte i ragazzini di 14 anni attualmente, che purtroppo Ne dà ragione. Però comunque dove c'è un minimo di testa, voglio dire, uno usa il telefono, chiaro, perché chiaro, deve usarlo, chiaro, i social network come, li usa per non, come non deve tu, usarlo. Non tutti i ragazzi, i ragazzini attuali è ovvio che le do non ragione. Tutti i ragazzi e le persone si drogano, naturalmente. No, ma lui non ha demonizzato nulla. No, semplicemente, ho capito quello che lui voleva dire. Il maestro sta facendo un percorso di recupero di una certa umanità. Ma sono d'accordo. Certo. No, ma se lui appunto parla sulla società attuale il e degli adolescenti, delle purtroppo le do ragione. È cambiato proprio in modo vertiginoso. Certo, ma io non sono d'accordo. Ma sono d'accordo anche io con lei. Che è cambiato anche in meglio, non è che in molte cose in meglio, però abbiamo perso molte cose. Però questo grido dei suoi... Cioè, in poche parole, potrei dire questo, che non è più il mio mondo, ecco. Questo può essere una spiegazione, però... Non è più il mio mondo, ecco. Ma lei c'è dentro nel modo più completo, purtroppo, con l'attualità... Purtroppo, meno male che ci sono. Con l'attualità dei suoi messaggi, perché i suoi messaggi sono modernissimi. Guardi, maestro, credo che chiunque qua guardi in questo momento la trasmissione, e mettiamo che non la conoscano, e lei non è qui, vedono delle opere così, che sono di una modernità assoluta, credono che una persona di 35 anni ha fatto queste opere. Sono modernissime, lei dice non mi riconosco, ma è pure modernissimo. Sì, sono forse nella pittura, effettivamente mi è capitato diverse volte che chi non mi conosce e mi incontra, magari mi dice, pensavo che ero molto più giovane, nel senso della pittura, no? Perché pensano che sia un giovane. Però, insomma, il guaio è questo qua. Lei sta facendo un messaggio artistico attualissimo. È partito come autodidatta. È riuscito a fare un percorso di decenni di grandi successi e di grandi riscontri presso i collezionisti. Oggi, 2016, fa un'arte che è di una modernità estrema. Voglio dire, è un bel risultato, maestro. Sì, fino adesso non mi posso lamentare. E sono contenti anche i suoi collezionisti? No, molto, sì, infatti sono sostenuto a questi collezionisti che mi vogliono bene, che poi guai quando mi incontrano. Adesso in queste opere di pittura non pittura, lei è arrivato appunto a questo segno molto gestuale, come sempre è stato gestuale, ma qui ormai siamo diventati alla gestualità più libera, in un campo libero, il biancore, cioè passiamo da questi colori molto intensi alla tela che diventa un territorio vergine da esplorare. Sì, è un territorio in cui questo... A parte che poi faccio anche fondi anche sul rosso, però è più il bianco che mi attrae, che poi viene messo, le dicevo prima, l'arte è cambiata un po', anche questa è andata avanti, no?
e non c'è più bisogno di riempire questa tela, non c'è più bisogno. L'importante è riuscire a dare quel piccolo messaggio che possa essere recepito, ma questo messaggio non è che io parto per darlo, non è che è costruito. È viscerale. È viscerale, cioè esce da me, se poi riesco a darlo, lo do, bene, se non lo do vuol dire che... Non ho niente da dire, neanch'io, non so. Ecco. La sua sincerità impregnata sulle tele viene fuori, quindi credo che venga capito assolutamente. Loredana, che è una persona emozionale rispetto all'arte, sente, no? Le sentiamo qui in studio e credo che anche i nostri spettatori... La percezione, sì, poi ripeto, ho visto varie opere sul catalogo, ce ne sono state alcune che mi hanno colpito in particolar modo. Maestro, mancano pochi minuti, 3 minuti alla fine della trasmissione e noi stiamo facendo un viaggio gigantesco in una storia di 50-55 anni di pittura, ma di grande pittura, di una persona che non si è mai piegata alle mode del momento, che ha sempre perseguito il messaggio che albergava nel suo cuore, che è un messaggio di grande amore per l'umanità, perché lei lancia un grido d'allarme perché di fondo l'essere umano, donna o uomo, è sempre stato al centro della sua opera. Sì, ma io vorrei, cioè... Ritorniamo al discorso che vorrei cose che oramai non possono essere più realizzate. Vorrei Però continua a insistere e a ricordarcele queste cose, perché credo che il mondo abbia bisogno di persone come il maestro Chiesi. Sì, ma oggi secondo me è un urlo nel deserto. Può rappresentare il mondo di oggi, il mondo da dove è nato, da dove è arrivato in questo momento, la difficoltà che ha attualmente nella gestione di tutte queste cose di bombardamenti, e voilà. Io per esempio non so, non ho mai, adesso mi viene il terrore di uscire, non di casa, ma da spostarmi dalla mia zona, ecco, che una volta non l'avevo, non so se è dovuto all'età o è dovuto, proprio perché vado incontro a situazioni che non riesci più a gestire. A controllarle, a gestirle. Senta, manca un minuto alla fine. Il messaggio positivo lo possiamo trovare per lasciare i nostri spettatori con una speranza che lei trasmette al di là della forza e della violenza delle sue opere, perché c'è, ripeto, la speranza in cui, di chi crede nell'essere umano. Ma il messaggio può essere quello appunto di fare tutti un po' un passo indietro, rispettare le persone, rispettarsi fra di noi tutti, e cercare se si può aiutare un po' tutti, aiutarci. E questa è una frase che arriva dal profondo dell'umanità del maestro Chiesi. Io farei un piccolo appello dicendo alle persone, alla gente, guardiamo un po' più gli animali. Ah, e impariamo da loro. E impariamo da loro. Impariamo da loro. Allora, arriva dalle parole del maestro Giorgio Chiesi, che non a caso si è trasferito da Milano a Busseto ed è a contatto con la natura, e ci sta dicendo una cosa banalissima apparentemente, ma che nessuno poi mette in pratica, cioè se seguiamo la natura e gli animali, certo, come possiamo recuperare una parte della nostra, certo, umanità. Seguiamo... Poi ben venga tutto quello che è la tecnologia. Tutto quello che è la tecnologia. Sì, come dicono gli analisti, siamo dei cavernicoli con in mano un telefonino. Quindi aumentiamo la nostra intellettualità, la nostra capacità umana. Signore e signori, abbiamo fatto un viaggio meraviglioso con il maestro Giorgio Chiesi in compagnia della nostra grande Loredana Sileno. Grazie, Michele. Di Milena Podda, del sottoscritto Michele Franco. Seguiamo le opere del maestro Chiesi perché sono di una modernità e di un linguaggio attualissimo. Buona arte, buon proseguimento a tutte e a tutti e alla prossima puntata. Grazie.